Buon pomeriggio, benvenuti e benvenute alla prima edizione del TG6. Secondo l'ultimo monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità, l'Abruzzo resta in zona arancione anche per la prossima settimana perché i dati Covid sono arrivati in ritardo. Scendono invece le ospedalizzazioni in terapia intensiva, ma l'occupazione in area medica è la più alta d'Italia. E intanto, in base ai campioni dei test molecolari analizzati, in Abruzzo ora esiste esclusivamente la variante Omicron. Facciamo il punto nel servizio. L'Abruzzo ha i numeri da zona gialla, ma resta in arancione per la scarsa efficienza del sistema di monitoraggio. È quanto emerso dal rapporto settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità sull'analisi dei numeri della settimana dal 31 gennaio al 6 febbraio. Seppur attualmente il tasso d'occupazione ospedaliero è in area medica il più alto d'Italia, oltre il 37%, in terapia intensiva è in discesa al 15,6%, ben al di sotto della soglia limite del 20%. Il motivo di un'altra settimana di zona arancione è che i dati regionali sono arrivati in ritardo. Per l'Istituto Superiore di Sanità il rischio in Abruzzo non è valutabile e quindi di default è equiparabile al rischio alto. Allo stesso livello ci sono anche Calabria, Liguria e Sicilia. La Sardegna è a rischio moderato, mentre tutte le altre regioni sono considerate a rischio basso. Ad oggi in Abruzzo di Covid esiste solo quello Omicron. La nostra è tra le 11 regioni dove questa variante ha un'incidenza del 100%, mentre quella Delta è scomparsa. Omicron, come ritengono gli esperti, è super contagiosa ma ha una sintomatologia meno aggressiva, tant'è che alcuni si sbilanciano sostenendosi all'ultima fase della pandemia. L'elaborazione della Fondazione Gimbe sui dati dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, aggiornata all'8 febbraio, sembra confermare questa valutazione. Infatti la situazione nelle terapie non intensive degli ospedali desta preoccupazione, ma i ricoveri nelle rianimazioni sono sempre meno. Ovviamente però contro lo sviluppo della malattia bisogna tener conto anche dei numeri della campagna vaccinale. Il 60,5% degli abruzzesi ha ricevuto la terza dose, mentre vi è ancora un 16% Novax o non idoneo. In Abruzzo l'indice di trasmissibilità RT è a 1,04, la media nazionale è a 0,89. Da ieri è iniziato il percorso deciso dal governo Draghi riguardo l'allentamento delle restrizioni, che terminerà il 15 giugno con la scadenza dell'obbligo vaccinale per gli over 50. Il giro di boa sarà il 31 marzo, quando terminerà lo stato di emergenza e cadrà l'obbligo di indossare le mascherine al chiuso. Da ieri intanto le mascherine possono non essere indossate all'aperto e questo sarà il primo weekend in cui si potrà tornare a ballare in discoteca. La capienza però è ridotta al 75% per le discoteche all'aperto, al 50% per quelle al chiuso. La prossima settimana la Giunta regionale approverà l'atto di programmazione volto a chiedere al Ministero i finanziamenti pubblici per il nuovo ospedale di Avezzano. Lo ha detto il vicepresidente della Regione Abruzzo, Emanuele Imprudente, il servizio di Gioia Chiostri. Emanuele Imprudente, vicepresidente della Regione Abruzzo, nelle scorse settimane, ma anche già negli scorsi mesi, ci sono state diverse critiche sulla sanità, in particolare della provincia dell'Aquila, con una particolare attenzione alla sanità marsicana, che è stata un po' abbandonata, a sentire chiaramente diverse voci. La Regione per l'ospedale di Avezzano e la sanità marsicana in generale cosa sta facendo? Beh, sono stati innanzitutto momenti molto complicati ovviamente per il Covid ovunque, anche nella realtà marsicana, però al di là di criticità che abbiamo affrontato e cercato di superare facendo una serie di interventi dove c'è stato un cambio di passo credo notevole che si sia anche visto, io credo che il problema vero sia stato da sempre soprattutto il fatto che non esiste un nuovo nosocomio vero degno di questo nome ad Avezzano. E questa è la notizia che mi sento di anticipare perché stiamo definendo finalmente quello che è il percorso giusto per poter fare il nuovo ospedale d'Avezzano, tant'è che la prossima settimana, la prossima giunta, approveremo un atto fondamentale di programmazione dove abbiamo avuto i progetti di fattibilità da parte delle ASL e con questo noi, con questa delibera andiamo al Ministero per farci sbloccare i fondi pubblici, quindi non project, non fondi pubblici per poter fare il nuovo ospedale d'Avezzano. Se tutto fila come deve filare, diciamo, nel senso che il percorso lo avviamo per la prima volta,
realmente e si potrà essere pronti ad avere la disponibilità reale di fondi pubblici. Ricordo che il costo complessivo supera i 100 milioni di euro che saranno messi a disposizione dell'ASL e potrà avviare tutte le procedure conseguenziali per poter arrivare. Credo che questa potrà essere una svolta, sarà la svolta vera per la sanità pezzanese, ma soprattutto per la sanità marsicana e di tutta la provincia. Quindi una notizia che mi sento di dire e di anticipare, perché è un lavoro che stiamo facendo incessantemente da appena insediati e che credo sarà la risposta vera, non le chiacchiere, non le promesse, ma la risposta concreta e dei fatti rispetto alla problematica, che deve avere una soluzione degna per un territorio che deve avere questo tipo di considerazione e di rispetto, cosa che non è stata mai fatta. E è strano che chi in passato avrebbe potuto condizionare e realizzare questo tipo di intervento non l'ha mai fatto. Noi ci stiamo provando e credo che riusciremo a compiere, diciamo, quella che sarà la soluzione epocale per tutto il territorio. Dopo aver effettuato una visita ispettiva alcuni giorni fa, questa mattina il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinari, ha illustrato alla stampa le criticità riscontrate al distretto sanitario di Montesilvano. Paolo Renzetti. Una visita ispettiva a sorpresa del vicepresidente del Consiglio regionale e consigliere del Movimento 5 Stelle Domenico Pettinari, accompagnato dai consiglieri comunali di Montesilvano del Movimento Gabriele Straccini e Giovanni Bucci, ha messo in luce le enormi criticità, a detta dei pentastellati, del distretto sanitario in via D'Agnese a Montesilvano. Un distretto nuovo e già vecchio, ha detto il consigliere Pettinari questa mattina in conferenza stampa. Una settimana fa abbiamo effettuato con i nostri consiglieri comunali Bucci e Straccini una visita ispettiva e un sopralluogo nel distretto e abbiamo trovato una situazione catastrofica. Distretto sanitario e medicina territoriale così non può funzionare. La cosa che mi sta più a cuore, ci sono due ecografi, l'ecografo al servizio delle branche specialistiche che non funziona bene, un giorno funziona e un giorno si sfascia, spesso hanno chiesto la sostituzione, non è stato mai sostituito. L'apparecchiatura al servizio dello specialista oculista, stessa cosa, spesso si sfascia, hanno chiesto la sostituzione, non è stato mai sostituito. Allora basterebbe solo questo per dire che la medicina territoriale non funziona. Nella medicina territoriale l'ecografo è lo strumento di base, che è come la pala per il muratore. Se non abbiamo gli ecografi funzionanti o gli ecografi adeguati, significa che il cittadino non può fare prevenzione, si ammala sempre di più, si ingolfa all'interno del pronto soccorso, entra tutto all'interno del pronto soccorso di Pescara e i reparti scoppiano. Questo è un vero dramma. E poi ascoltiamo l'assessore che dice: realizziamo il nuovo ospedale, facessero funzionare quello che funziona. Abbiamo trovato tutta un'altra serie di anomalie. Non va il disservizio che viene arrecato all'utenza. L'utenza purtroppo, anche, che tra l'altro ci dicono i dipendenti, è in forte aumento. Quando arriva qui non trova le giuste cure necessarie perché manca la strumentazione. Ci sono liste di prenotazione lunghissime e gli addetti ci lamentano la mancanza di strumentazione, per esempio di ecografi nel reparto di ginecologia, dove anzi il reparto di ginecologia per fortuna è fornito di nuovi ecografi, sono gli altri reparti specialistici che si devono passare l'ecografo di volta in volta e quindi avere diciamo liste che si allungano notevolmente e purtroppo devono rivolgersi a delle strutture private. Il cittadino normale, comune, non ha questa assistenza che vorrebbe, che dovrebbe dare un centro, un distretto sanitario di base posto in queste condizioni. E ora la cronaca. Due ventenni campani sono stati arrestati dagli agenti della squadra mobile della Questura di Pescara per una truffa commessa ai danni di un'anziana. Un altro colpo, a quanto pare, sarebbe andato a vuoto. Truffano una ottantenne pescarese facendosi consegnare dalla donna monili in oro e poi tentano senza successo un secondo colpo, ma scovati sono costretti a fuggire prima di essere bloccati al termine di un inseguimento dagli agenti della squadra mobile che li arrestano. Protagonisti due ventenni campani a cui il questore di Pescara Luigi Liguori ha imposto anche il divieto di ingresso nel territorio comunale per i prossimi 3 anni. Ieri, nell'ambito dei controlli disposti antirapina
antitruffa dal questore e la squadra mobile è riuscita a intercettare questi due giovanissimi in trasferta che nella mattina di ieri avevano tentato di compiere una truffa partendo da una telefonata e poi presentandosi anche di persona a casa di una signora oltre 80enne che non è riuscita grazie all'intervento della nipote che ha capito cosa stava succedendo e ha allertato subito i soccorsi. E invece un'altra che sono riusciti a consumare ai danni di un'altra signora anziana, convincendola a farsi consegnare un sacchetto pieno di oggetti preziosi e ricordi di famiglia, fingendo di essere il nipote in difficoltà. Le ricerche che erano partite subito dopo la prima segnalazione hanno permesso di rintracciare la macchina che si è data subito ad una fuga rocambolesca speronando anche la pattuglia che li stava inseguendo, che fortunatamente è riuscita a fermarli e a recuperare anche il bottino che abbiamo restituito alla signora. Le modalità che si riscontrano più di frequente anche nel caso di ieri è quella della telefonata preventiva, che tende sia a convincere la vittima a consegnare denaro o preziosi, sia a farla rimanere sola in casa qualora ci sia la presenza di familiari, che quindi possono magari intuire che non si tratta di una reale necessità magari di un familiare, perché spesso le chiamate riguardano proprio una necessità, un'urgenza di un familiare, spesso anche di salute, per cui destano preoccupazione poi nella vittima che in quel momento si può far convincere. Questa mattina a Pescara un flash mob delle associazioni ambientaliste che chiedono di attingere maggiormente alle fonti di energia rinnovabile. Questa mattina 44 sigle tra associazioni, comitati e movimenti sono scesi in piazza per dire basta all'insensata corsa al gas e alle bufale fossili e nucleari. A Pescara si è tenuto un flash mob in piazza Salotto da parte di Legambiente, WWF e altre associazioni per chiedere al governo più serietà e concretezza nell'affrontare la crisi climatica e sviluppare le fonti rinnovabili per fronteggiare il caro bollette. Chiediamo al governo di avere un piano per uscire definitivamente dall'uso delle fonti energetiche fossili. Il cambiamento climatico non ci aspetta più, ci sono più di 100 eventi disastrosi ogni anno che comportano vittime e ovviamente dispendio di risorse economiche. Chiediamo che si avvii un piano proprio per promuovere le energie rinnovabili e finalmente abbandonare l'uso del fossile. Il MITE ha in programma interventi su circa 50 centrali ancora con l'uso di gas fossile, che comportano comunque l'utilizzo di risorse più di 30 miliardi di euro che invece noi chiediamo vengano spesi per promuovere le energie rinnovabili. E quello che chiedono tutte le associazioni, quindi grandi associazioni ambientaliste, comitati territoriali, associazioni di studenti, è che tutti gli investimenti previsti sulle fonti fossili vengano spostate sulle rinnovabili e che questi investimenti vengano anche ritenuti quindi finalmente realizzabili con un accompagnamento legislativo che dia certezza dei tempi e della partecipazione dei territori e d'altro canto che questa certezza ricada anche sui piani delle regioni e dei comuni, che rendano fattibili quindi gli impianti e li rendano quindi integrati e condivisibili dalla partecipazione dei cittadini. Andiamo a Chieti, tutto pronto al Teatro Marugino per la stagione concertistica 2022. Si comincia la vigilia di San Valentino con un concerto dedicato tutto al tema dell'amore. Ultima data, Covid permettendo, quella del 27 novembre. Ci dice di più Stefano Recanati. Parte la stagione concertistica 2022 del Teatro Marugino, che cosa ci si aspetta? Ma innanzitutto io mi aspetto che il pubblico partecipi, perché la stagione è costruita veramente per attrarre e accontentare un pubblico molto eterogeneo. Addirittura ci sono anche degli eventi dedicati ai bambini, poi dei grandissimi nomi, Sergei Krylov, violinista, Alexander Kobrin, pianista, una grande pianista dal Mozarteum di Salisburgo. Abbiamo quest'anno l'onore di ospitare di nuovo a Chieti il premio Paganini 2021. Giuseppe Gibboni è stato qui a Chieti a suonare nel foyer da ragazzo nella sezione giovane
giovani 3 anni fa e torna quest'anno come il vincitore di uno dei più grandi concorsi violinistici al mondo. Ma naturalmente c'è stato spazio anche per le orchestre, per gli ensemble, c'è un concerto jazz, perché no, con il Claudio Filippini Trio, per dare un sapore diverso ai concerti che si svolgono qui dentro il teatro. Si parte con la prospettiva che poi il Covid non blocchi ancora una volta, perché sappiamo che la stagione doveva iniziare a gennaio, invece è stata poi posticipata a questo mese di febbraio. Mi dà l'occasione tra l'altro di presentare il concerto di domenica, l'inaugurazione, che è un concerto dedicato all'amore con opera e operetta, con 3 soprani teatine abruzzesi che stanno facendo una grandissima carriera. Le dico che la pianista prevista ieri mattina nel tampone del viaggio è risultata positiva, quindi siamo riusciti all'ultimo momento, grazie ai contatti e alla generosità di grandi professionisti, a coinvolgere un maestro che sarà presente sul palco, il maestro Isabella Crisante, e questo è un momento difficile, col quale però tutti fanno i conti, quindi non bisogna preoccuparsi, bisogna soltanto preoccuparsi di fare le cose per bene secondo le regole. Il maestro Mazzoccante si dal suo insediamento nelle settimane scorse si è messo alacremente al lavoro con il CD a tutto e con l'amministrazione al suo fianco, e già sta dimostrando, oltre ad aver programmato una grandissima programmazione per la lirica triennale con la prosa e anche con questa stagione concertistica di altissimo livello, che il teatro è vivo, che il teatro lo stiamo rilanciando, che il teatro è il punto di riferimento di tutta la regione Abruzzo per la musica, per l'arte, per l'opera e per il teatro tutto. E ora la pagina dello sport. In primo piano il calcio di Serie C. Continua la marcia di avvicinamento del Pescara al match con la Reggiana. Mancherà l'attaccante Cernigoi, mentre è in dubbio il centrocampista Pompetti. Andrea Costantini. Sarà quasi certamente un Pescara con qualche assenza di troppo quello che lunedì sera sfiderà la Reggiana al Mapei Stadium, al contrario di alcune erose previsioni di inizio settimana. Va verso il forfè l'attaccante Jacopo Cernigoi, che ha accusato un problema muscolare alla coscia destra e da 3 giorni non si allena. Il giocatore proveniente dal Seregno domenica era stato titolare contro il Gubbio, la sua seconda presenza dopo quella con la Carrarese da subentrato. Ma se questa assenza si sentirà di meno, perché Auteri ridarà una maglia da titolare al cannoniere Ferrari. Un po' di apprensione c'è per le condizioni di Marco Pompetti, autentico faro del gioco biancazzurro. La sua presenza al Mapei Stadium è tutt'altro che scontata. Mancherà ancora Memusciai per il problema alla caviglia, così Auteri avrà come punto fisso del centrocampo Pontisso. Al suo fianco, se Pompetti non ce la dovesse fare, ci sarà un ballottaggio tra Derisio e Diambo. Molto dipenderà dalle condizioni dell'ex Bari Catanzaro, che è tornato ad allenarsi questa settimana dopo 10 giorni ai box per il Covid. Altre condizioni da valutare sono quelle di Ingrosso e delle Monache, anche loro non al massimo. La rosa comunque è profonda e per Auteri c'è la possibilità di schierare un 11 competitivo, a partire da un attacco che sta trovando regolarmente la via del gol, nel quale Clemenza è favorito su Dursi per completare il tridente con Ferrari e Rauti. In difesa Auteri potrebbe riproporre il Baby Veroli al posto di Ianes, oppure confermare il trio visto contro il Gubbio. Sul fronte Reggiana l'esperto portiere Giacomo Venturi non dispera per il sorpasso in vetta subito dal Modena e conta di poter riprendere al più presto il primo posto. Pescara è la prima di 14 finali, dice, e sul match di lunedì, intervistato da tuttoreggiana.com, aggiunge: sì, il dente avvelenato loro ce l'hanno dall'andata, noi ce l'abbiamo ancora dall'anno scorso, quindi sicuramente sarà una partita importante, una partita come tutte le altre, perché sicuramente varrà per i 3 punti che noi cercheremo con tutte le forze di portare a casa. E non sottovalutando nessuno, tantomeno il Pescara, perché è una squadra attrezzata per altri obiettivi, che probabilmente adesso ha, diciamo, in rotta cambiato questa cosa qui, e avrà forse la mente un po' libera perché la vetta è molto staccata, però insomma le insidie sono sempre dietro l'angolo, come lo erano a Carrara, infatti si è visto, ma lunedì sono convinto che la Reggiana sfornerà una grandissima partita. Simone Iacoponi è un nuovo difensore del Teramo. Il giocatore, che a fine gennaio ha risolto il contratto con il Parma, ha firmato ieri pomeriggio per il club biancorosso e subito dopo è stato presentato. Queste le prime parole del giocatore, che oggi si allenerà con i nuovi compagni e sarà a disposizione per la trasferta di domani a Viterbo. Penso di portare un po' di esperienza, un po'... ma anche il fatto di essere stato fuori e di far capire, ma anche forse ai giovani, che
l'importanza di vivere uno spogliatoio, di giocare, di poter dimostrare che è talmente importante che uno forse quando ce l'ha non se ne rende conto. E quindi anche questa esperienza negativa secondo me mi è servita. E può servire poi anche altri ragazzi che adesso stanno iniziando o comunque stanno facendo una carriera. No, ma è stato tutta la società, oltre al mister che già conoscevo, è proprio diciamo il progetto, la città, come ha detto il presidente, l'obiettivo che poi sarà questo e anche le prospettive, lo stadio, tutto. Che appunto mi hanno fatto scegliere questa piazza e questa città perché ci sono tutti i presupposti per far bene. Appena mi è arrivata la notizia, cioè la chiamata con Teramo, ho detto ok. Poi c'è stato chiaramente come in tutte le trattative dei momenti sì, aspetta, guarda, però è stato veramente breve, direi. Beh, anche perché i tempi. No. Insomma, a me mi avete fatto soffrire un pochetto. Vabbè, ma quello faceva parte del gioco, dai. Ah. No, però non ci sono state grosse. Un momento critico, insomma. No, critico no. È chiaro che comunque era una scelta da prendere importante. E valutare determinate cose anche non solo per quanto riguarda me ma anche per la mia famiglia, avendo anche due bambine piccole, e quindi c'erano delle scelte da fare che però chiaramente poi hanno portato a fare questa fiera. Simone, è la prima pietra che stiamo mettendo anche per il futuro, oltre a già i ragazzi che abbiamo. Simone sarà con noi fino a 2024, quindi fino a altri 2 anni di contratto oltre a questo, e vogliamo che lui sia il primo pezzo di un progetto importante. Questo è quello che si vuole fare. Serie D, 2 scontri tra abruzzesi nella 20ª giornata. A Vasto e Notaresco arrivano Castelnuovo e Nereto per sfide molto delicate. Impegni interni per il Chieti e il Pineto del nuovo tecnico Daniele Amaulo. Il servizio è di Jacopo Forcella. 2 derby e incroci determinanti nella giornata di Serie D che domani vedrà il turno numero 20 di campionato. I 2 scontri tra abruzzesi si giocheranno all'Aragona di Vasto e al Savini di Notaresco. Nel primo una vastese in striscia positiva è uscita indenne anche dalla trasferta di Vasto Gerardi, ospita un Castelnuovo invece in affanno e che mercoledì proprio col Vasto Gerardi ha perso 3 punti fondamentali nella rincorsa ad una salvezza diventata in corso d'opera obiettivo primario di una stagione complicata. I 20 punti in classifica, seppur con 2 turni ancora da recuperare, obbligano i bianconeri di Guido Di Fabio a strappare un risultato positivo. Probabile esordio per gli ultimi arrivati, Alonzi tra i pali, Sparvoli e Colina in attacco. Dall'altra parte 7 risultati utili consecutivi per una Vastese che dalla sua, a proposito di rinforzi, avrà Gabriele Tancredi, laterale difensivo sinistro classe 2001 arrivato proprio dal Castelnuovo in settimana. La serie aperta ha portato i biancorossi di Fulvio D'Adderio, privi dello squalificato Jonathan Alessandro, a ridosso della zona playoff. Quella che deve difendere il Notaresco, attualmente 5° contro un Nereto che ha l'ultima possibilità o quasi di provare a ricucire sulla zona playout. Epifani ha qualche problema di formazione sugli esterni di difesa, dove mancheranno Frederick per squalifica e Marcattilli per infortunio. Diarra anche lui è appiedato dal giudice sportivo, mentre Bruno va verso il recupero ma non potrà essere in campo dal primo minuto. Notaresco che deve cancellare i 4 gol presi col Trastevere e più in generale un momento negativo che l'ha allontanato dalla zona primi posti. Il Nereto, che in settimana ha tesserato Toblar e Garcia dal Bangor City, non dovrebbe poterli avere subito a disposizione, ma del grosso sa che la gara è di cruciale importanza per continuare a sperare in una rimonta complessa. Nei vibratiani ci sarà l'ex Davide Salvatori, a Notaresco per 2 stagioni. Il Pineto, dopo il cambio in panchina avvenuto in settimana, con Amaulo al posto di Pomante, ha sulla carta almeno un impegno morbido contro il fanalino di coda Aurora Alto Casertano. Esordio Ter per Amaulo, presentato ieri e con ogni probabilità anche per Santiago Minella, arrivato dalla Recanatese per dare sostanza alla prima linea biancazzurra. Campani senza Mancino, out 3 turni per effetto delle decisioni del giudice sportivo. Appena ho ricevuto la telefonata dal direttore non ci ho pensato 2 volte. Questa è una società, lo so, negli anni una società seria, ambiziosa, con voglia magari di riscatto e niente, spero
di riuscire a dare il mio contributo per fare il meglio con questa squadra. Bene, sicuramente ancora non sono riuscito a fare un allenamento con i ragazzi, ma so che l'organico è molto buono come per fare almeno centrare i playoff. Sicuramente non merita a livello dei nomi, dei giocatori in rossa, non merita di stare in quella situazione in classifica, però speriamo di riuscire almeno a raggiungere i playoff. La prima cosa è vincere, perché iniziare nel modo così, vincendo nel modo giusto, sarebbe la cosa migliore, no? per prendere fiducia e giocare anche con nuovi compagni. Dopo, se segno, sicuramente sarà una soddisfazione personale che aiuterà per quello che sarà questi 4 mesi con la maglia del Pineto. Altra striscia positiva infine è quella del Chieti, 3 successi di fila, e adesso che il tabù Angelini è definitivamente sfatato con il Porto d'Ascoli, l'occasione di poter iniziare a sognare anche in grande per i ragazzi di Alessandro Lucarelli. Con un Fabrizi così e un Dimino sempre più ispirato, davvero nulla sembra impossibile. E ora gli appuntamenti della pallavolo per questo fine settimana. In A2 turno di riposo per la SIE Cortona, in A3 domani alle 18 turno interno dell'Abba Pineto con il Savigliano, mercoledì 23 sempre in casa recupero contro il Porto Maggiore. In A2 femminile l'Altino del nuovo mister Collavini giocherà domani a San Giovanni in Marignano. Riprende la B, in campo maschile l'Alba, oggi alle 18 incontrerà il San Marino, mentre il Paglieta sarà ospite del Pomigliano alle 17.30. In B1 femminile la Teatina nell'impianto di Nocciano alle 17 se la vedrà in uno scontro salvezza col San Benedetto del Tronto. In B2 rinviato per Covid il derby tra Dannunziana e Gada Pescara 3. Oggi alle 19 la Ceteas Montesilvano sarà di scena a Pagliare, domani infine alle 17.30 al Pala Acquaviva la capolista Teramo riceverà il Potenza Picena. E questa era l'ultima notizia, i servizi che avete visto nel corso di questo telegiornale a breve saranno disponibili sul nostro canale YouTube e sul sito www.tv6.it. L'informazione tornerà questa sera alle ore 19. Grazie e buon pomeriggio.